Abbiamo a Schilla Giorgio Possio. Ci interessava capire il suo punto di vista, no? Come vede oggi le PMI rispetto al digital? Sì, sono arrivato a questo corso con un po' di scetticismo, perché come imprenditore metalmeccanico di quella che consideriamo l'economia tradizionale, pensavo che le tecnologie non fossero facilmente applicabili al nostro caso. Esco invece con un grandissimo ottimismo. Ho visto delle tecnologie che possono sicuramente essere applicate in una grandissima quantità di imprese e che sono relativamente friendly e accessibili per semplicità anche a questa dimensione. E come possiamo avvicinare le PMI a questo nuovo mondo? Ma sicuramente, come in tutte le cose, la formazione è fondamentale, soprattutto l'informazione e la formazione dell'imprenditore, che spesso non conosce a sufficiente una materia, quindi ritiene che non sia facilmente applicabile alla sua situazione, alla situazione specifica della propria impresa. Quindi questo è il primo passo, chiaramente. Poi bisognerà chiedersi che cosa serve realmente alla propria azienda, in che modo le tecnologie possono essere declinate all'interno della strategia dell'azienda, e quindi avere un po' di coraggio e cominciare a tentare, magari con un progetto pilota di piccole dimensioni, per riuscire poi ad allargare lo spettro degli interventi e rendere la propria impresa sempre più digitale. Quali sono i vantaggi che si possono già intravedere oggi rispetto a quello che è stato sentito in aula? Ma i vantaggi sono certamente quelli di avere una grandissima disponibilità di dati, e quindi di essere in grado di prendere decisioni in modo molto più cosciente, consapevole. E poi sicuramente c'è la possibilità di un grande efficientamento dei processi, e quindi di una riduzione di costi, e di conseguenza anche una capacità di penetrare meglio tutti i mercati, anche quelli internazionali. In aula questa mattina si diceva che potrebbe essere anche un valore per il cliente. Ma sicuramente un valore per il cliente, perché le tecnologie di fatto velocizzano i processi, e quindi velocizzano il modo in cui si dà servizio al cliente. Un altro aspetto importante è anche quello della potenzialità nel cambiare i business model delle aziende attraverso la servitizzazione dei prodotti o dei processi, quindi portare più valore al cliente rispetto al singolo prodotto che viene fornito attualmente. Grazie Giorgio, grazie.